Sono ancora in fase di trattativa, le richieste in merito al rinnovo del contratto nazionale del lavoro. Pensa che i fondi del PNRR possano essere dirottati anche per finanziare e supportare gli stipendi degli insegnanti? È un momento difficile per il rinnovo contrattuale. Poi dobbiamo aggiungere che è un contratto che è già scaduto, perché il contratto che è scaduto il 31 dicembre non è stato ancora neanche aperta la stagione contrattuale. Noi chiediamo più risorse, noi chiediamo più risorse anche perché c'era stato promesso nel patto che abbiamo firmato a Palazzo Chigi nel mese di maggio che avremmo avuto delle risorse in più, era previsto un aumento a tre cifre, questo non c'è stato. Abbiamo avuto la bozza dell'atto di indirizzo, neanche un'apertura di tavolo ancora. Siamo all'inizio di un percorso dove ancora non c'è nulla di definito. Lei mi ha fatto una richiesta, i soldi del PNRR. Quelli sono fondi destinati alle strutture per la scuola, al miglioramento degli edifici. Di conseguenza, non sono fondi che ci lasciano sperare a un miglioramento congruo degli stipendi del personale tutto. Quando parliamo del personale ATA, dei docenti, parliamo dei tecnici, parliamo degli educatori, parliamo dei dirigenti scolastici, cioè noi siamo interessati veramente a tutto tondo. È un problema serio perché tanti in questo periodo di pandemia hanno parlato della scuola. Politici e appartenenti a tutte le sfaccettature politiche di qualsiasi colore hanno definito la scuola al centro del paese. Però negli atti pratici poi questa attenzione è vanificata. Parliamo di aumenti irrisori che vanno a coprire il 3,8% della svalutazione, di conseguenza è veramente mortificante. E noi lotteremo perché sappiamo che al momento è un'utopia pensare che possano essere i nostri stipendi paragonati a quelli europei, però l'impegno ce lo mettiamo tutto e veramente ai tavoli lotteremo sia per la parte economica che anche per la parte legislativa e andremo a vedere come il contratto potrà migliorare anche tutta la parte normativa. Ed esattamente che cosa chiedete a livello normativo che venga modificato e quindi adeguato, diciamo, alle vostre richieste? Le modifiche sono tante, gliene accenno, praticamente abbiamo un impegno della valorizzazione del lavoro del docente, una valorizzazione che non può assolutamente essere legata per esempio alla discrezionalità del dirigente. Noi chiediamo una valorizzazione del personale che sia legata a dei criteri di chi realmente può definirli per poter essere una valorizzazione lasciata così al caso, ma che rispondente a criteri ben definiti, ecco, ai tavoli, che ci sia un percorso serio su questo. Anche la formazione deve avvenire nelle ore di servizio, lasciando il collegio dei docenti, quello è un discorso a sé stante, però chi si forma, la formazione non può essere fatta dopo le ore di servizio e non riconosciute, non essere retribuite. E poi la valorizzazione a tutto campo, la formazione sia per il personale di ruolo a tempo indeterminato, sia per il personale a tempo determinato. Ecco, la formazione deve essere finalizzata a una preparazione effettiva. Ma cosa mi serve la formazione quando avviene dopo 10 anni di precariato? Altro che formazione sul campo. E allora formiamo e li dobbiamo formare non a pagamento, nelle ore di lavoro. E dobbiamo cercare di essere attenti a una formazione a tutto campo, sia per il personale docente, sia per il personale ATA.
Ecco, questi criteri li dobbiamo andare a discutere cercando di governare bene questa formazione e che sia gratis, che non deve ricadere sulle tasche dei lavoratori. Segretario, la figura dell'RSU è una figura importante che deve avere competenze e specifiche, diciamo appunto, caratterizzazioni culturali per muoversi nell'ambito. Esattamente voi in che modo scegliete e valutate quelle che sono le figure più adeguate per adempiere a questo incarico e rivestire questo ruolo? È chiaro che l'RSU è una figura importantissima, che noi consideriamo appartenente proprio alla struttura sindacale. E come si sceglie? E la preferenza è per coloro i quali sono iscritti al sindacato e che sentano il senso dell'appartenenza, però chiaramente è piacevole anche attraverso questa campagna RSU incontrare dei candidati che non sono iscritti al sindacato, ma che comunque si mettono in gioco perché sentono il desiderio di partecipare ai tavoli contrattuali, sentono il piacere anche di formarsi. Ecco, noi come SNALS abbiamo istituito un dipartimento di formazione per l'RSU, di conseguenza chi si candida con lo SNALS aderisce ai corsi di formazione e li seguiamo poi in itinere anche nel processo di presenza ai tavoli, cioè li accompagniamo, ecco, li accompagniamo, li formiamo con tutti gli elementi possibili, corsi di formazione. Abbiamo fatto una piattaforma dove abbiamo messo tutti gli strumenti necessari per poter veramente essere presente nelle istituzioni scolastiche con una formazione. E diciamo che le elezioni in questi giorni comunque vedono protagonisti anche voi. Come stanno procedendo le cose? E stanno procedendo abbastanza bene, anche se il momento è particolare. È chiaro che questi 2 anni di pandemia hanno segnato il mondo della scuola. C'è un po' di paura nell'avvicinarsi, nel senso che è difficile entrare nelle scuole, abbiamo docenti che sono ancora in quarantena, altri che sono stati sospesi perché non hanno fatto il vaccino, cioè i problemi ci sono, stiamo lavorando tantissimo, cerchiamo di essere presenti, di chiudere le liste in tutte le istituzioni scolastiche, su tutto il territorio nazionale, si sta lavorando tanto. Che risultato pensate di ottenere ad aprile? Il risultato è sicuramente, speriamo che sia migliorativo rispetto al 2018. Questo è l'auspicio che noi facciamo ai nostri segretari provinciali che stanno lavorando tanto, l'augurio proprio di superare anche i numeri della tornata precedente. Speriamo, io speriamo che me la cavo. E lo sciopero del 10 dicembre non ha avuto gli effetti sperati, secondo lei come mai? Lo sciopero del 10 dicembre diciamo che ha superato la percentuale dello sciopero precedente dove avevamo partecipato tutte e 5 le sigle sindacali. Di conseguenza questo rapporto già ci ha fatto capire che la risposta è stata migliore. È stato un momento particolare perché il 10 dicembre incominciavamo già ad avere una situazione pandemica in evoluzione, di conseguenza molti erano in malattia, molti docenti e personale ATA per vari motivi, parliamo anche dei fragili, non erano presenti nelle istituzioni scolastiche, c'erano dei motivi che hanno anche limitato la partecipazione allo sciopero. Infine le chiedo, secondo lei, in che modo la scuola di oggi può veramente rispondere alle esigenze di una società che cambia e si evolve? È una domanda che dovrebbe essere
dovrebbe avere dei tempi più distesi, perché veramente la scuola può far tanto. La scuola dovrebbe esaminare attentamente quelle che sono le aspettative degli allievi, delle famiglie, guardando però a quelle che sono le evoluzioni della società. Cioè non possiamo continuare ad avere uno scollegamento tra il mondo dell'istruzione e il mondo reale dell'impiego, del lavoro, dell'attività lavorativa. Ecco, dovremmo riproporre nuovi percorsi, ripensare una scuola diversa, una scuola che sia molto attenta anche alla formazione dell'uomo, del cittadino del domani. La scuola ha un compito importantissimo. Io dico che la scuola è il midollo di una società. Il midollo deve essere il midollo portante. Di conseguenza, se noi oggi non pensiamo a formare realmente il cittadino del domani, stiamo fallendo.